Si è tenuta ieri sera a Eboli una seduta straordinaria del Consiglio Comunale inerente alle sorti dell'ospedale. La richiesta alla Giunta della Regione Campania è di rivedere la delibera che prevede la realizzazione del nuovo ospedale di Battipaglia ed altre strutture sanitarie, ma non il tanto proclamato ospedale unico della Piana del Sele. Mario Conte ha anche chiesto che venga potenziato l'ospedale e che si realizzi il nosocomio unico, evitando lotte di campanile tra Eboli, per l'appunto, e Battipaglia. Il sindaco ha inoltre ribadito che è pronto alle barricate per ottenere maggiore e qualificata assistenza sanitaria per i cittadini. Al 30 gennaio abbiamo avuto un sopralluogo del direttore dell'ASL Sosto sui nostri territori, che ha verificato le aree che si potevano candidare a questo sito comune per realizzare l'ospedale, ne abbiamo individuate alcune e io ho avviato anche il percorso nel Consiglio Comunale attraverso la commissione competente, la commissione consigliare competente, di verificare quale aree potessimo candidare insieme a Battipaglia per la realizzazione dell'ospedale unico. Nelle more di questa attività amministrativa si è pure discusso dell'atto aziendale con l'ingegnere Sosto e quindi abbiamo interloquito più volte, ma non si è mai palesata la necessità di individuare immediatamente l'area e invece di realizzare un ospedale a Battipaglia. Quindi non si è mai parlato di questo e invece si è parlato dell'atto aziendale. Improvvisamente spunta questa delibera del 19 giugno scorso, tenuta segreta, e poi da qualche giorno ne conosciamo il contenuto. Questo non è accettabile perché viene meno quello che è l'obiettivo, cioè quello di realizzare un ospedale a servizio della comunità di Eboli e Battipaglia, ma anche delle altre popolazioni che sono vicine a noi e che gravitano in particolare modo sull'ospedale di Eboli e quello di Battipaglia. Quindi era evidente che bisogna andare verso questa direzione. Il governatore della Campania, proprio su questo argomento dell'ospedale unico, sostiene che sono polemiche di personaggi in cerca d'autore. Ma io non so che cosa voglia significare essere un personaggio in cerca d'autore, lasciamo stare Pirandello. Dico, noi dobbiamo realizzare una struttura sanitaria che sia veramente a servizio delle nostre popolazioni. Occorre un ospedale importante, lo stesso direttore generale ci ha suggerito di fare un'operazione di questo tipo, non si può mortificare una comunità come quella di Eboli, l'ospedale di Eboli è un ospedale dalla tradizione ormai centenaria, molto di meno quello di Battipaglia, ma questo non significa niente, dobbiamo fare in modo che realizziamo una grande struttura. Io non credo che chi difende l'ospedale di Eboli per la sua eccellenza, per la sua storia, possa essere definito un personaggio in cerca di autore. Questa, voglio dire, sono battute che lasciano il tempo che trovano. Io non sono andato all'inaugurazione non per mancanza di rispetto del Presidente, ma perché era un modo per far venire fuori il mio dissenso e il mio disappunto, ma che non è del sindaco di Eboli, vorrei dire a De Luca, è il disappunto, il dissenso, è la protesta di un'intera città, ma non solo della città di Eboli, anche delle altre comunità vicine che condividono la posizione del comune di Eboli, perché hanno già aderito a due documenti che hanno sottoscritto tutti i sindaci per difendere non solo le attuali potenzialità dell'ospedale di Eboli, ma anche in prospettiva di realizzare l'ospedale unico della Valle del Sele.